Il prossimo passo adesso, perché abbiamo saputo che si va avanti a trattare in esclusiva. In esclusiva per 4 settimane, quindi diciamo che questa è la... Ma sapevamo che si aveva fatto due alternative delle offerte, con quale... Sì, vanno negoziando, no? Adesso c'è un'attività di negoziazione da fare con Sibusi in esclusiva per 4 settimane. E quindi in quell'occasione, quella sarà l'occasione per vedere se una cosa o l'altra è quella che interessa di più. Mentre eravate in assemblea c'è stata una positività importante, diciamo, perché è uscita la notizia di Cristiano Ronaldo. Preoccupa un po' la situazione adesso, visto che non è al di là del fatto che sia Cristiano Ronaldo, ma aumentano i casi. Beh, i casi aumentano, però secondo me noi dobbiamo ragionare, diciamo, seguendo un po' quelle che sono le regole che ci siamo dati, no? Il fatto di quella regola dell'UEFA, e poi una regola eventuale italiana aggiuntiva, diciamo, per cui se hai 10 casi puoi chiedere di modificare la partita, quello è la strada maestra. D'altra parte sappiamo che siamo in questo periodo, credo che sia comunque il fatto che il campionato proceda è una cosa in ogni caso che è importante, perché evidentemente è un momento di divertimento per la gente tutta a casa, è un'industria importante, quindi con tantissimi addetti che non può essere lasciata, come dire, fermata, perlomeno tutto facendo le cose ovviamente in sicurezza, rispettando i protocolli, facendo quel che va fatto. Però credo che si debba andare avanti avendo queste regole che vanno un po', che vanno tenute in considerazione. Faccio la stessa domanda anche per il giro, oggi si è ripartiti ma con due team in meno. Anche da questo punto di vista un po' di preoccupazione per arrivare a Milano c'è? Beh, sì, diciamo che però la bolla tiene bene, perché ho visto che oggi i positivi sono due corridori, Matthews e Krusik, e poi qualcun altro del team, però mi sembra che la bolla ha tenuto bene, insomma credo che sia... è anche un giro anche molto interessante, no? Oggi fa tappa spettacolare, con Sagan in fuga, ha fatto benissimo, De Mar che sta vincendo tanto, questo giovane Almeida che è una rivelazione, Nibali che però può dire la sua, e altri ancora, perché insomma comunque ci sono sempre delle novità degli outside. Presidente, è una corsa un po' ostacoli, no, questo campionato, perché sì, adesso tutte queste positività e la situazione è abbastanza preoccupante. Sì, però ho detto prima, secondo me dobbiamo comunque sia tenere conto del fatto che abbiamo delle regole scritte in alcuni casi addirittura dall'UEFA, in un caso poi emendate, diciamo, dalla Lega Italiana, il fatto di avere, come dire, una sorta di jolly da giocare se hai 10 positivi della squadra, per cui credo che quello vada seguito. Poi, ripeto, tutto va fatto in sicurezza, cercando ovviamente di preservare la salute di tutti, ovviamente come è la cosa principale, però non possiamo neanche, come dire, è ripartito il campionato a giugno quando si pensava che fosse molto difficile, oggi il campionato è appena cominciato e dobbiamo chiaramente cercare di portarlo a termine in tutti i modi possibili. Questo è un obiettivo che abbiamo tutti e che va accolto. Chiaramente ci sono però momenti in cui le difficoltà aumentano, perché le positività aumentano, però credo che anche qui ci debba essere da parte degli addetti, dei calciatori eccetera, un grande senso di responsabilità, non dico che non ce l'abbiano, però certamente, come dire, non dico che vada fatta una vita monacale, ma quasi, perché purtroppo poi è vero che molte volte in famiglia si prende il Covid, e quindi anzi ho visto che al 75% dei casi accade in famiglia, quindi uno che ha dei bambini. Chissà se è vero. No, sentivo che lo dicevano, diciamo, una statistica, non so se sia vero o meno, però l'ha detta, e quindi a volte anche facendo vita monacale puoi prenderlo, però insomma cercando di stare veramente molto molto attenti, e poi ci sono quelle regole lì che vanno seguite, UEFA e della Lega, e credo che insomma l'obiettivo di andare avanti nel campionato sia un